Benvenuti a TG Portalba, queste sono le notizie di oggi. Teatro per il sociale, premio Mia Martini. Intervista a Bianca Tragni, collegamento con Radio Messina International. Mostra dedicata a San Giuseppe. Teatro per il sociale. Il giorno 11 marzo 2012, presso l'auditorium della Chiesa Sacro Cuore di Altamura, la compagnia Teatro per il sociale ha messo in scena la commedia Un ragazzo di campagna di Peppino De Filippo, con regia di Franceschino Terranuva. Ci siamo recati in loco per intervistare i protagonisti. Vi proponiamo il nostro servizio. Stasera, come vedete, al Teatro del Sacro Cuore, la compagnia Teatro per il Sociale presenterà la commedia Un ragazzo di campagna. Adesso intervistiamo Dino Grimaldi, che si occupa della parte economica, ma anche della parte storica. Infatti vi vorrei chiedere come è nata la vostra compagnia, se ci può raccontare brevemente la sua storia. Ok. Allora, in due parole, la compagnia è nata 6 anni fa, per volontà del nostro presidente e di altri amici che insieme condividevano il teatro per il sociale, nel senso la solidarietà sociale. Tutto quello che noi riusciamo a ricavare dalla vendita di, più che vendita, dall'obolo che danno quelli che ci vengono a vedere, e con qualcosa di qualche sponsor, eccetera, eccetera, va tutto in beneficenza. Dino Grimaldi, qual è il suo ruolo in questa commedia? Beh, data la mia missione, insomma, io sono il brigadiere Vincenzo. E dovrei fare la guardia del corpo al fratello dello sposo, ma per una serie di circostanze che poi vedrete, è lui che farà la guardia del corpo a me, insomma. Vabbè, non voglio aggiungere altro, se no diamo... Siamo qui con Franceschino Terranuova e volevo chiedere, questa commedia è in italiano rispetto delle altre in vernacolo. Ecco, questa novità come è stata accolta da parte del pubblico? Per me è stato un grande successo, perché che se ne dica, il dialetto, il vernacolo, invece la gente, il teatro piace. Ed è venuta numerosa, sono 13 repliche, è una grande soddisfazione, noi è grandissima soddisfazione, però veramente i ragazzi sono impegnati, che Peppino De Filippo ce l'ha, è vero che è comico, però bisogna prepararlo bene. Questo. Ecco, e cosa significa per lei fare teatro invece? Il teatro ci sta cultura, si sta insieme. Attraverso il teatro si ha contatti con il pubblico, si possono mandare dei messaggi positivi. Questo è il teatro, io ci tengo a portarlo in tutte le parrocchie, tutte si devono dare da fare, tutte quante. Posso dirvi un'altra cosa con la voce, sto preparando qualcosa secondo la tradizione nostra, ed è un matrimonio secondo la tradizione, sarà una cosa veramente comica, bella, sarà un bagaglio culturale per i giovani. Siamo qui con Teresa Di Leone e provo a fare qualche domanda. Che ruolo avrà in questa commedia questa sera? In questa commedia stasera è molto breve, faccio una cameriera, un'entrata e un'uscita dal palco, però sono contentissima, fa lo stesso, perché bisogna stare attenti nelle grandi parti e anche nelle piccole parti. E all'interno della compagnia invece, che ruolo ha? Tutto. Sono factotum, tutti mi cercano, sono molto attenta verso gli altri e loro verso di me. Io, ciao, sono Teresa, mi chiamo, Concetta, e faccio la mamma di Pasquale, la balia di Pasqualino, l'amore di nonna. E last, ancora, va. Io Giovanni, in arte... Nella commedia? Nella commedia, Giorgio sì. Paternò. Qual è il tuo ruolo in questa commedia? Un parassita. In che senso un parassita? In che senso che è un uomo che vive alle spalle del fratello, della moglie, questo è tutto. Ecco, un parassita. Non ha voglia di fare niente. Che altro? Non ha voglia di fare niente. Combina matrimoni per poter sfruttare la situazione, il fratellastro per accaparrarsi tutto, proprietà, tutto.
insomma, combina un mezzo pasticcio. La tua emozione più grande in questa commedia? L'emozione c'è sempre, in ogni commedia c'è una certa emozione. Guai se manca l'emozione, quell'adrenalina prima di entrare in scena, saremmo finiti. Già siamo delle ciofeche di attori, figuriamoci se non ci mettiamo l'emozione. Eccoci qui con Filippo Berloco, volevo chiederti il tuo ruolo all'interno di questa commedia, qual è? Io faccio un ruolo di Pasqualino Paternò, scusate l'emozione, Pasqualino Paternò, il fratellastro di Giorgio Paternò. Spiegaci un po' il tuo ruolo, anticiparci qualcosa? Il ruolo è un ruolo tra i protagonisti. E, questo ragazzo è un ragazzo molto buono, lavora tanto, si fida tantissimo di suo fratello Giorgio Paternò e della sua compagna, la baronessa. Che invece poi dalle spalle gli stanno combinando un matrimonio, quindi si fida tantissimo, crede di aver trovato la sua donna, la donna della sua vita, e finalmente è molto contento perché sta per sposarsi, sta per realizzare un suo grande sogno. Siamo con la baronessa, mi chiamo Margherita, sono la moglie del protagonista, di Giorgio, una donna, una mala femmina, ecco. Forse andrebbe spiegato meglio il suo ruolo all'interno della commedia, ci vuoi spiegare? E in pratica è questa donna che ha sposato questo uomo, però conduce una vita al di fuori completamente diversa, per cui se starete lì lo vedrete, insomma, quello che fa, insomma, ne fa di tutti, con il calzolaio, con il dottore, con tutti, insomma, ecco, una donna facile. Siamo con il service del teatro per il sociale, vuoi chiedere come si trova all'interno di questo gruppo? Cioè che emozioni, che sensazioni prova a collaborare con tutte queste persone attorno? Collaboro da tanto tempo con il sociale, è come se fosse stato, come se è una grande famiglia, praticamente. Sono molto emozionato, è la prima volta che mi intervistano dietro le quinte di un backstage. Lo scorso 10 marzo, presso il laboratorio giovanile Portalba di Altamura, si sono tenute le audizioni regionali del premio Mia Martini, evento musicale di importanza nazionale ed europea, dedicato sia agli artisti dai 14 ai 45 anni, per la sezione Una voce per Mimì, sia ai piccoli talenti dai 4 ai 13 anni. A condurre l'audizione è stato il giornalista e critico musicale Andrea Di Renzo, responsabile della Commissione Artistica Nazionale del Premio, per l'occasione affiancato da Maddalena Paternoster e Francesca Maffei. E Angela Girardi. Oggi 10 marzo ad Altamura, in collaborazione con il Laboratorio Urbano Giovanile Portalba. Il Laboratorio Portalba è un importante polo culturale, si configura come un agorà. Vuole promuovere la cultura, condividere informazioni, opportunità, bisogni e proposte e soprattutto coinvolgere i giovani. È stato inaugurato il 6 febbraio 2011, finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del programma Bollenti Spiriti e dal Comune di Altamura. Svolgono per la prima volta le audizioni del prestigioso premio Mia Martini, evento di importanza nazionale ed europea che si tiene annualmente a Bagnara Calabra, paese natale dell'indimenticata artista scomparsa. Le audizioni si inseriscono come momento privilegiato per promuovere i giovani talenti canori e musicali della Puglia e delle zone limitrofe. Gli aspiranti artisti per la sezione Nuove proposte per l'Europa e Una voce per Mimì sono intenti a dimostrare tutto il loro talento canoro. Quali sono i criteri tecnici adottati per la selezione? E sicuramente prendiamo in considerazione almeno le basi, quindi l'intonazione, quindi quello che è la base del canto, però è molto importante anche l'interpretazione e il fatto di cantare non per apparire, come ha detto Andrea, ma proprio per essere, quindi fondamentale anche quello. Vabbè. Qual è il livello artistico riscontrato durante le audizioni? Beh, generi sono tanti, il livello è diverso, perché comunque dobbiamo rispettare due gruppi, il gruppo dei bambini e il gruppo dei grandi, quindi comunque insomma c'è un livello medio,
medio-alto. Ci sono delle buone potenzialità, questo assolutamente sì. Poche, ma ci sono. Grazie. Grazie a voi. Quali sono i criteri adottati per la selezione degli adulti e quali sono i criteri adottati per la selezione dei bambini? Beh, sicuramente per quanto riguarda gli adulti si vede la preparazione che più o meno hanno, quindi in base ai criteri dell'interpretazione, mentre per quanto riguarda i ragazzi si vede anche l'emozione che nei loro occhi traspare, quindi oltre allo studio che sicuramente deve essere la base per i ragazzi perché è un'età molto difficile e sicuramente vanno seguiti, mentre per gli adulti insomma credo che un inizio già ce l'abbiano in precedenza per quanto riguarda lo studio del canto, anche se è importante in entrambi i casi curare molto la voce, soprattutto nei primi tempi e quindi per poi avanzare nella carriera. Com'è nata la passione per il canto in sua figlia? È nata esattamente il giorno di Natale, e mentre stavamo festeggiando, babbo, io voglio cantare perché vedevo altri bimbi cantare in televisione. E a quel punto ho fatto una telefonata a un'amica del coro polifonico e ho detto, senti Rosa, per cortesia, c'è la possibilità di far cantare mia figlia nel coro polifonico Saverio Mercadante? Ha detto, guarda, è troppo piccolo perché ha 7 anni e mezzo, quindi non era possibile. Però ce la mandi, casomai vediamo un pochettino se riusciamo. Da allora ha fatto 3 anni nel coro polifonico e poi è esplosa in questa sua passione. Io la chiamo Radio Rosaria 1, trasmette 24 ore su 24, in doccia, per le scale, dappertutto. E quindi così è partito tutto. È divertente cantare, lo consiglieresti anche ai tuoi amici? Io lo considererei a tutti perché per me questa passione è molto bella e vorrei continuare sempre a migliorare sempre di più. Sì. Il canto per suo figlio può essere nel futuro un mestiere, secondo voi? Obiettivamente ci sta pensando. Lui ora intanto sta studiando, perché comunque la musica penso che è la sua passione, l'ha sempre detto. Poi del lavoro, che sia il futuro, questo ancora non ci abbiamo pensato. Tu pensi che il canto sia appunto una passione, un hobby o possa diventare una professione? Sì, per me è un hobby, però in futuro può diventare anche una passione. Cosa più... Sì, sì. Sì, professione. Ciao, come mai hai scelto di cantare il brano e quale brano hai cantato in questa audizione? E allora ho cantato La voce delle stelle di Loredana Errore perché mi rappresenta, la sento mia, quindi riesco a dare il massimo su questa canzone. Che speranze riponi in queste audizioni? No, vabbè, speranze... nessuna. Cioè, cosa immagini possa avvenire domani, diciamo, con questo concorso? No, non, cioè, sinceramente non mi aspetto nulla. Va bene, grazie mille. Grazie. Posso dire una cosa? Sì. Io volevo invece fare un ringraziamento proprio a questo evento che è stato portato qui ad Altamura, perché comunque mancano queste iniziative così importanti, e quindi io ringrazio tutti i collaboratori e chi ha permesso appunto che questo possa essere avvenuto. Grazie mille. Buonasera, siamo qui oggi con i Santelmi, un gruppo di Sant'Elmo. Cosa ne pensate dell'accoglienza a questa manifestazione? Devo dire che il pubblico di Altamura ci ha dato un caldo benvenuto, e poi devo ringraziare anche Andrea Di Renzo che ci ha fatto un'ottima presentazione e ha richiamato tutto il pubblico qui presente. Devo dire che siamo rimasti molto soddisfatti. Siete già stati ad Altamura o questa è la prima volta che vi siete esibiti qui in città? Siamo già stati ad Altamura, stiamo girando insomma tutta la Puglia, Basilicata, anche un po' Campania, insomma. Altamura non è la prima volta, quindi è stato un bel ritorno.
Secondo voi ad Altamura vi è una cultura diffusa per l'arte, per la musica? Cioè Altamura è pronta ad accogliere sempre più questi eventi musicali? Questo esattamente non lo so, noi giriamo, già portare musica in giro non è semplicissimo, soprattutto con l'atmosfera che c'è in questo periodo. Noi dovunque, cioè, dove possiamo andare andiamo, quindi Altamura fino ad ora è stato un bel ritrovo, insomma, per i musicisti, per poter portare la nostra musica, quindi perché no? Credo sia pronta, come credo siamo pronti tutti i paesi in realtà, non c'è un paese più pronto dell'altro. La musica è ovunque, quindi anche Altamura, perché... Si sarebbe ben accolti in città. Sì, sì, oggi anche l'altra volta che siamo venuti, noi giriamo i pub, giriamo un po' le piazze, quindi è venuto sempre una buona risposta. Grazie mille. Buonasera, siamo qui a Portalba con Vito Colacicco. Com'è nata la collaborazione del Laboratorio Portalba con il progetto Mia Martini? È stata una collaborazione del tutto casuale e inaspettata per il nostro laboratorio. E noi non possiamo fare altro che ringraziare innanzitutto il direttore Andrea Di Renzo, che ci ha dato questa opportunità e questo onore di ospitare questa manifestazione, di cui noi siamo onorati di questo e speriamo che in un futuro prossimo si possa ripetere all'interno della nostra struttura, e ciò non è altro che onore per noi come struttura Portalba, che è Universus, che è anche alla cittadinanza di Altamura. Grazie. Pensi che in futuro si possa replicare la collaborazione con il premio Mia Martini e l'utilizzo della struttura? Beh, ci sono tutte le prerogative affinché questo possa, ci sia un buon proseguo di questa collaborazione sia con il premio Martini che con altre manifestazioni di pari. Credo comunque che anche la gente ha partecipato, ha risposto alla grande al nostro invito. Non so se è stata la struttura Portalba o il richiamo di Mia Martini affinché questo sia stato. Speriamo che in futuro prossimo ci siano altre manifestazioni di questo genere. Grazie. Allora, questa sera abbiamo applicato i concetti imparati al corso. Che ne pensi di questa idea di applicare appunto in situazioni esterne questi concetti? Sembra anche che sia una cosa molto positiva, anche perché il corsista stesso ha a disposizione questo mezzo di poter mettere in pratica quello che i nostri docenti insegnano e di poter mettere sul campo la propria esperienza, le proprie capacità di apprendimento. Va bene. Buonasera, siamo qui con Andrea Di Renzo. Andrea, com'è nata la storia del premio Mia Martini? Ci potresti delineare? Il premio Mia Martini, purtroppo, ahimè, nasce in un anno un po' così, cioè l'anno in cui è venuta a mancare Mimì e Mia Martini nel 1995. E nasce dall'idea di un amico di Mimì, regista Nino Romeo di Bagnara Calabria, che ha voluto proprio omaggiare la sua amica con questo premio dedicato a Mimì e con questo premio dedicato a tutti i talenti, giovani soprattutto presenti in tutta Italia e negli ultimi anche in Europa, perché abbiamo avuto dei partecipanti anche francesi che venivano da altri paesi europei. Quindi è una storia che ormai ha 18 anni, quest'anno il premio Mia Martini diventa maggiorenne. Andrea, questa sera è in veste di presentatore, ma anche di giurato, quindi mi viene spontaneo chiederti, è difficoltoso il ruolo di giurato? Bah no, ormai sono parecchi anni che sono all'interno delle commissioni artistiche, dei premi, dei festival, un po' in giro in tutta Italia, e quindi diciamo che è una cosa che mi viene molto naturale, ma come ho detto anche durante le audizioni è una cosa che io faccio essenzialmente per il bene di chi viene alle audizioni, quindi dei giovani talenti, dei ragazzi che si presentano alle audizioni, perché ciascun consiglio piccolo nel mio piccolo può essere anche utile
per loro e può andare ad arricchire il loro percorso. Per quanto riguarda la veste di presentatore, è una veste che ho proprio scoperto al premio Mia Martini, sinceramente, perché quando facciamo gli incontri artistici io un po' li dirigo, sono un po' il conduttore di questi incontri artistici e ho ricevuto anche molti apprezzamenti anche da persone dello spettacolo, addetti ai lavori, e quindi ho detto perché no anche non investirmi in questa veste di conduttore, ma soprattutto conduttore in questi contesti comunque di cultura, spettacolo, musica in particolare. Poi mi diverte questa cosa, mi diverto da matti e credo che anche gli altri un po' si divertano insieme a me, quindi perché no, faccio contemporaneamente sia il giurato, poi non mi piace la parola giurato, però insomma si dice così e va bene, sì, ecco la veste di conduttore. Quindi possiamo dire che sei cresciuto anche tu con il premio stesso. Sì, io sono arrivato lì che avevo 27 anni, adesso ne ho qualcuno in più, 6 o 7 in più, quindi insomma sono cresciuto, ma poi sono cresciuto anche grazie allo stesso Nino Romeo, al patron, grazie a tante persone che ho incontrato in questi anni di premio Mia Martini, il mio maestro Franco Fasano, che devo citarlo sempre perché ha creduto in me. Se io sono qui oggi, se io sono anche quello che sono a livello professionale, lo devo anche a lui, ma poi Mario Rosini, che è l'attuale presidente della commissione, Iskra Menarini, la vocalist Lucio Dalla, grandissima cantante di soul, grande anima, Ligea, anche lei grandissima, grandissimo spessore sia umano che artistico, Roberta Faccani, ma poi tutte le persone che sono arrivate negli anni anche al premio Mia Martini, da Orietta Berti a tanti altri, Antonella Bucci, Mauro Mengali, cioè tutte persone che fanno musica nella propria vita, che vivono di musica e che mi hanno trasferito tutto il loro sapere, tutta la loro passione, tutta la loro emozione. Sono un fortunato, ecco, mi ritengo davvero un fortunato. Gianna Bigazzi, Luciano Tallarini, cioè dei nomi che magari non dicono nulla, però se si vanno un po' a spulciare i dischi, i crediti dei dischi, sono delle persone che hanno fatto la storia della musica italiana, la storia della canzone italiana, quindi non posso dire che grazie a loro, ma grazie soprattutto a Mia Martini, perché io mi sono innamorato di lei nel 1992 con Gli uomini non cambiano, e poi sono cresciuto un po' con le sue canzoni e poi sono andato anche a recuperare tutta la sua discografia degli anni 70, che ci sono veramente dei capolavori incredibili, quindi per me il premio Mia Martini è una questione di cuore essenzialmente, è una questione dove ci metto tutto me stesso, tutta la mia anima. Infatti ogni volta che vado a Bagnara Calabra a incontrare i giovani artisti, questi ragazzi, per me è un'emozione incredibile, perché incontri comunque delle storie nuove, dei visi, degli occhi che ti parlano, oltre, voglio dire, a delle voci che ti cantano magari addosso, magari qualcuno grida pure. Però ecco, è bello assorbire tutta questa energia emotiva, positiva da parte di questi ragazzi. Ecco, faccio delle grandi abbuffate d'emozione quando vado a Bagnara Calabra. E quindi grazie anche a tutti i ragazzi che dal 2006 ho conosciuto e che mi hanno veramente riempito l'anima. Adesso passo il microfono alla nostra insegnante Anna Maria, quindi tutti i corsisti ringrazio. Andrea Di Renzo, le audizioni del premio Mia Martini per la prima volta ad Altamura, è stato un lungo pomeriggio, com'è andata? È andata benissimo, benissimo, siamo qui dalle 3 e abbiamo finito adesso che sono le 8, insomma è passate, e è andato tutto molto molto bene, ci sono stati dei bei momenti, abbiamo passato 5 ore in amicizia, in musica, in emozione, è stato tutto molto molto bello. Devo anche ringraziare i miei amici che sono comunque venuti a sostenermi, mi sono stati a fianco, quindi Francesca Maffei, Maddalena Paternoster, Angela Girardi, Emilio Ruggero, ma anche voi, ecco, tutti voi che siete qui come Italia 3, come corsisti di produzione e contenuti web TV. Quindi grazie a voi abbiamo creato veramente un evento più unico che raro, perché poi alla fine sono molto contento di aver portato dopo anni e anni, perché qui ad Altamura purtroppo se uno ha un bene dentro di sé e vuole donarlo agli altri, purtroppo non c'è neanche la possibilità di poterlo donare. Nel ecco, senso... ti interrompo un attimo, la mia domanda è questa, ad Altamura c'è spazio per la musica? No, sinceramente no, non vedo molto spazio per la musica, quella vera, ecco, quella insomma con la M maiuscola. Ci sono tanti talenti sicuramente, tante persone che
cantano, magari che fanno musica, però c'è molto individualismo, ognuno tende a, ecco, a innaffiare il proprio orticello e quindi a non andare verso gli altri. Io spero veramente di portare un fermento musicale, culturale nuovo qui ad Altamura, perché ne sento io stesso in prima persona l'esigenza, perché sono un po' stanco sinceramente di lasciarmi vivere in questo modo e quindi di vedere anche tanti giovani che si lasciano vivere. Io spero che anche grazie a Portalba, questo laboratorio urbano giovanile che si è insediato da un anno, riusciamo a fare delle cose interessanti anche musicalmente parlando, organizzare dei concerti anche di beneficenza senza scopo di lucro, soprattutto per far esprimere loro, i giovani, musicalmente parlando, tutti senza distinzioni, perché ognuno ha la propria scuolettina, quindi magari alcuni non hanno mandato i ragazzi alle audizioni al premio Mia Martini perché magari hanno paura che questi si montano la testa, perché mi è capitato in passato di incontrare, ecco, delle persone che ragionavano in questa ottica. Ecco, no, noi vogliamo fare musica per far crescere, ecco, la musica anche a scopo formativo, proprio come maestra di vita, ecco, la musica è maestra di vita. Gli ostacoli sono tanti, come concretamente poterli superare, tu che sei un addetto ai lavori? Io non conosco molto bene la realtà altamurana proprio a livello amministrativo, a livello politico, ma credo che tutto parta da loro, nel senso che se loro non credono in me, in noi, cioè in quelli come me che magari... perché io sono stato definito anche critico autopromosso dalla stampa locale, lo voglio dire, questo mi dispiace molto, io non mi sento autopromosso, ho fatto un percorso di studi anche in critica giornalistica, ho fatto il mio percorso proprio di esperienze, poi voglio dire, credo che le mie opere parlino per me e quindi c'è sempre questo fatto di distruggere gli altri. Quindi se non si supera questa cosa, secondo me non costruiremo mai nulla. Quindi chiedo anche attraverso le telecamere, attraverso la nostra web TV, attraverso questo reportage che stiamo realizzando, anche all'amministrazione di dare un po' più di fiducia anche per quel che riguarda la cultura altamurana, a questo laboratorio urbano di Portalba, perché si potrebbero creare veramente tantissime cose, c'è uno spazio incredibile qui fuori che si potrebbe anche utilizzare per eventi estivi, concerti, veramente si potrebbe fare di tutto di più, però ci devono anche sostenere, ci devono dare le possibilità di poter realizzare queste cose, magari credere un po' di più in quelli altamurani che magari sono andati fuori e quindi hanno una forma mentis anche più aperta rispetto al localismo, che qua se la ridano, se la cantano tra di loro, però insomma pensano a innaffiare un po' i propri giardini. Invece no, io ho una prospettiva molto aperta, cioè con interesse al locale, però aperta veramente al nazionale. Lo dicevo proprio a Vito Colacicco, che è uno dei responsabili di Portalba, perché se Portalba splende a livello nazionale, comunque è un beneficio per tutta la città, è un beneficio per tutti. Quindi insomma spero che ci sia questa nuova mentalità, spero che mi aiuterete anche tutti voi a promuoverla. In fondo eventi come questi ci hanno fatto scoprire dei talenti che fino ad oggi, fino a stasera, non conoscevamo ad Altamura. Ad Altamura e anche nei paesi limitrofi. Sappiamo che c'è stato anche qualcuno che viene da Foggia, sì, veniva da Foggia. Salponeta, altri da Manduria, da Conversano, molti dalla Basilicata, quindi è stato comunque un ritrovo musicale incredibile che ha coinvolto sia la Puglia sia la Basilicata e questo ovviamente mi fa enormemente piacere. Grazie veramente. Grazie a questi ragazzi. Va bene. Bianca Tragni è una delle figure che oggi meglio riescono a sintetizzare la situazione della cultura e della storia altamurana, anche perché la cultura ha varie facce e lei le ha vissute tutte, dall'informazione alla scuola come professoressa e preside e dalla storia alla scrittura creativa, esperienze provate sulla pelle più che in una nicchia polverosa. Bianca Tragni si ritiene soprattutto una giornalista perché ama portare l'informazione da chi sa a chi ancora non sa. L'abbiamo intervistata. Il laboratorio urbano giovanile Portalba di Altamura questa mattina è lieto di ospitare un personaggio d'eccezione della cultura, ma non solo altamurana. Abbiamo qui con noi Bianca Tragni.
ex preside del liceo scientifico, però ecco, è rimasta nel cuore di tantissimi studenti che sono proprio passati dal liceo scientifico Federico II di Svevia. Anch'io non nego, mi sarebbe piaciuto ecco, frequentare il liceo scientifico proprio per avere una preside valorosa e di valore come Bianca Tragni. Però adesso entriamo subito nel cuore ecco, della nostra chiacchierata con Bianca Tragni, perché insieme ai ragazzi, ai corsisti che stanno frequentando il corso di produzione contenuti web TV, sempre attivato dal Laboratorio Urbano Giovanile Portalba di Altamura, abbiamo voluto focalizzare l'attenzione sulla cultura, ecco, sullo stato della cultura qui nel nostro territorio, in particolare ad Altamura. Quindi insieme adesso a Mimmo questa mattina faremo una piacevole conversazione insieme a Bianca Tragni. Quindi passo subito il microfono a lui per la prima domanda al nostro ospite d'eccezione. Io sono un suo ex studente, quindi la prima domanda che mi viene in mente di fare è: come nasce la vostra passione appunto per Federico II, per la storia locale? Quindi infatti ho scoperto leggendo sempre sul sito che è stata lì a battezzare la scuola con il nome di Federico II di Svevia. Esatto. Innanzitutto c'è una passione di fondo per la storia, che per me è la madre di tutte le discipline. Tutto rientra nella storia, non esiste solo la storia, esistono le storie della religione, della filosofia, dell'arte, della poesia, della musica, eccetera. Quindi la storia, questo filo rosso del tempo e dello spazio, lega tutto. Quindi per me, ripeto, è la gran madre di tutte le discipline. All'interno della storia poi ci sono ovviamente dei picchi che riscuotono le nostre simpatie secondo la nostra personalità, le nostre tendenze, e io ne ho diversi, non è solo Federico II. Federico II è una personalità affascinante, quindi l'ho sempre studiato dai banchi del liceo quando ero ragazzina fino a quando ho approfondito i miei studi giuridici nella facoltà di giurisprudenza a Bari, filosofici, storici e pedagogici all'Università di Firenze quando mi sono laureato in filosofia, e quindi è un filo rosso che ha percorso tutta la mia vita. Poi mi sono specializzato quando l'editore, il più grande editore di Puglia, mi ha chiesto un libro su Federico II per le scuole. Perché su Federico II esiste una bibliografia infinita, ma in genere sono tutti libri ponderosi di studiosi, specialisti. Invece mancava nel mercato editoriale un libro accessibile a tutti. Esatto. Pensate che mi impose il numero delle pagine, disse non più di 100 pagine. Dico, come si fa a stringere la vita di Federico II in 100 pagine? Mi tremarono le vene ai polsi, come dice, e quindi rifiutai. Poi lui insistette, finalmente questo libro ha visto la luce. Ed è stato, voglio dire bontà mia, bontà sua che l'ha voluta, è stato un grande successo editoriale, perché è stato adottato in moltissime scuole, viene letto ancora, sono quasi 20 anni che è uscito, in moltissime scuole. E soprattutto viene letto dai tedeschi, perché abbiamo fatto le edizioni in lingua tedesca, che per dirne una, a Castel del Monte, che è il più grande monumento federiciano, è il libro più venduto. Lei è stata storicamente una delle prime donne, la prima donna ad Altamura a essere corrispondente per la Gazzetta. Sì. Questo mi dà spunto per una domanda. Praticamente, per le donne, che adesso molto spesso cercano di conciliare il lavoro e la famiglia, lei che soprattutto non ha avuto modelli a cui ispirarsi, cosa consiglierebbe a queste donne che in lei potrebbero vedere uno spunto per navigare queste due acque? Sì. La prima cosa che dico, si può fare, non è vero che è impossibile conciliare famiglia, lavoro, professione, hobby, eccetera. Si può fare, ma attenzione, con grandi sacrifici. Questo lo dico ai giovani che non sono più abituati a fare i sacrifici, che non sanno che cos'è il sacrificio, la rinuncia a qualche cosa. Quando io ho avuto i figli, ho rinunciato alla cosa più grande per me, la lettura. Io non avevo più il tempo di leggere, perché dovevo allattare i bambini, crescere, eccetera, eccetera. E quindi finché i figli sono stati piccoli, io ho rinunciato a una delle cose più importanti della mia vita. La lettura che è formazione, che è cultura, che è evasione, che è tutto. La lettura è un'arma favolosa. Poi naturalmente ho ripreso. Quindi bisogna saper conciliare, bisogna avere grande spirito di sacrificio, capacità organizzativa, perché è tutto un problema di organizzazione. No, gli orari, le funzioni, le priorità, questo viene prima, questo è più importante, questo è... Nel momento in cui ho avuto dei figli sono passati in secondo ordine, la lettura, lo spettacolo, il teatro, e quindi le canzoni. Per esempio io
Il fatto di che a me piace molto cantare, quindi ho sempre seguito le canzoni. Mi manca proprio il buco delle canzoni che sono diventate famose, cioè in quel periodo, perché io non avevo neanche il tempo di sentire le canzoni. Quindi ho rinunciato alle canzoni. Però, viva Dio, ho messo su una famiglia, ho fatto due figlie, insomma, ecco le priorità. Quando uno decide di mettere su famiglia, è chiaro che la famiglia è la priorità. Ma non che deve rinunciare a tutto il resto, le deve ridimensionare, passare in secondo ordine. Questo è quello che consiglio i giovani. Non rinunciate a nulla in linea di principio, ma sappiate rinunciare a qualche cosa per qualcos'altro. Bene. E per quanto riguarda invece la questione della cultura d'Altamura, che sembra un po' dolente, come è noto, ci sono parecchi contenitori culturali, ma a quanto pare mancano contenuti. Vuote. Cosa ne pensi? La cosa più brutta è quasi vuota a perdere, no? Manca l'anima. Senti, io devo dire questo, io viaggio molto, viaggio in luoghi alti, ma anche in luoghi bassi. Io ho sempre insegnato ai miei alunni, ai miei amici, ai miei figli, eccetera, che viaggiare non è il luogo dove vai, è la mentalità con cui ti poni. Tu puoi fare un bellissimo viaggio nel paese più piccolo e sperduto, dice Appoggio Orsini, cioè che già vedete Appoggio Orsini, non è vero. Se tu vai con un certo occhio, con una certa mentalità, un certo spirito, fai un bellissimo viaggio anche a Appoggio Orsini, come lo puoi fare a Parigi, a Londra, a New York, eccetera, eccetera. Allora, beh, detto questo, io riesco a vedere le coordinate, cioè Altamura in che punto sta? Non sta molto avanti, ma non sta nemmeno molto indietro, capite? Cioè rispetto ad altri luoghi, Altamura è ricchissima, se andate in certi paesi della Basilicata, per esempio, anche in Puglia, qualche paesino del Salento, il subappennino d'Auno, certo Altamura non è un paesino, è un paesone, ma come paesone ha una serie di stimoli, però sapete qual è il nostro difetto? La disaggregazione, ognuno per sé e per tutti. Se noi riuscissimo a fare sistema in un campo qualsiasi, che fosse il teatro, che fosse la scuola, che fosse, lo so, noi faremo grandi cose. Faccio io una domanda da aspirante operatore culturale, perché insomma sono proiettato verso questa dimensione. Lei nella sua vita ha avuto tanti incontri. Personaggi della politica, personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, autori, tantissimi personaggi. Ecco, c'è qualcuno che le è rimasto particolarmente nel cuore e che gli ha donato, ecco, quel seme che magari un incontro fondamentale lascia nell'animo? Beh, non uno solo, più di uno. E questo voglio invitare i giovani che eventualmente mi ascoltano. Andate in giro, incontrate la gente, fate l'esperienza, discutete, parlate, anche uno che vi sembra più scemo di voi, non è vero, anche l'ultima vecchietta del vicolo vi può insegnare qualcosa di grande, quindi l'incontro umano è fondamentale. Se dovete scegliere tra il mestiere di educatore e quello di giornalista, su quale ricadrebbe la scelta? Il giornalismo è il primo amore. non era banale. Io dico sempre, sono primo giornalista, poi professoressa, poi preside e scrittrice. Ma io sono nato come giornalista. Quando ero studentessa universitaria, sapete come cominciò la mia carriera di giornalista? Modesta carriera, perché poi non sono andata fuori, sono rimasta una buona giornalista di ambito regionale. Io auguro a tutti di diventare, ma auguro soprattutto non di diventare ricchi e famosi, di diventare bravi e onesti. Perché il giornalismo, come un po' tutte le professioni, ma soprattutto il giornalismo, ha delle grandi tentazioni. Comprati e venduti. State attenti. Se volete fare i veri giornalisti, i comunicatori, perché poi chi è il giornalista? È una figura bellissima. Il giornalista è colui che non deve sapere lui. È colui che trasmette il sapere da chi sa a chi non sa. Chi sa può essere l'esperto, il tecnico, lo scienziato, il politico, che hanno poi un loro linguaggio, una loro criptica cosa. Allora il giornalista deve decodificare e deve trasmettere a chi non sa, e deve far capire a chi non sa. Il giornalista è colui che fa essere presente l'assente, dico io, no? Cioè, il Consiglio Comunale, la conferenza, la partita. Io non sono andato al Consiglio Comunale, io non sono andato alla conferenza, io non sono andato alla partita. La bravura del giornalista è farmi essere presente dove io ero assente. Cioè farmi capire tutto quello che è successo, cosa si è detto, eccetera, eccetera. Ma in totale libertà. Perché proprio perché il giornalista è un mediatore fra l'uno e i tanti, l'uno tende a comprarselo in maniera che i tanti debbano sapere quello che vuole lui e non la verità. C'era un grande giornalista che diceva, quasi mai la verità è la verità ufficiale, cioè quella che vogliono i potenti, mi spiego. E quindi è facile
che il giornalista venga comprato. Io ebbi un tentativo di questo genere, ma molto, devo dire, ingenuo, anche molto bello, solo che io, quando poi mi nominarono proprio corrispondente, allora mi lanciai a fare come sta facendo la brava, lo diciamo, Anna Maria Colonna, la nominiamo, no? Cominciai a fare le inchieste, le interviste, eccetera, c'è sui problemi della città, la fogna, l'acqua, la circolazione, eccetera, e andavo a intervistare il sindaco. Io facevo le domande, lui mi rispondeva. A un certo punto, ci interruppero per una cosa d'ufficio, lui disse, scusi, mi scusi signorina, faccio perdere tempo, però io la considero una mia collaboratrice, quindi... Io immediatamente mi chiusi a riccio, io tua collaboratrice, ma quando mai? Ma quando mai? Se io sono uno che ti venga a intervistare, cioè un esterno, ecco, uno sguardo obiettivo, non sono della tua cerchia. Guarda, da allora non gli feci più un'intervista, non gli feci più un'intervista. No, era, ma guarda che, per quel che è successo dopo, è stato uno dei migliori sindaci di Altamura. Che allora sembrava uno così, ma poi vedendo... Era un grande sindaco. Vabbè, non facciamo nomi, lasciamo stare. Però il degrado della politica è sotto gli occhi di tutti, non lo sto inventando io. E quindi era meglio quello che non quelli che sono venuti dopo. E quindi state attenti a questa tentazione. La tentazione è forte. C'è chi si è messo sul libro paga dei potenti. Una cosa nauseante. Uno non può fare il giornalista quando fa l'ufficio stampa tuo. Capisci? Perché a questo punto la notizia non è notizia. È la voce del padrone. Il giornalista non deve fare questo. E questa è un'altra cosa da dire ai ragazzi, la deontologia, qual è il dovere professionale. Il ruolo del giornalista è bellissimo ed è grandissimo, ma guai a venderlo. L'abbiamo detto all'inizio del corso. Per concludere questo bellissimo incontro che abbiamo avuto stamattina con Bianca Tragni, ecco, preside giornalista, donna Bianca Tragni, ecco, Bianca Tragni, persona. Innanzitutto, ecco, un ultimo appello proprio ai giovani e alla cultura del nostro paese, del nostro territorio. Ecco, ci salutiamo in questo modo. Certo, amate la storia, studiate la storia, non vi stancate mai di studiare qualunque cosa e riuscirete, certamente. Auguri. Venerdì 9 e mercoledì 14 marzo, dal laboratorio Portalba, i partecipanti del corso Produzione di contenuti Web TV si sono collegati in diretta con Radio Messina International per lo spazio Oltre Musica, curato dal giornalista e critico musicale altamurano Andrea Di Renzo ed inserito all'interno del programma Semplicemente Insieme con Carmen Villalba. I corsisti sono stati parte attiva delle interviste, proponendo alcune domande sia alla cantautrice romana Carlotta Proietti, figlia del grande attore Gigi Proietti, in occasione della pubblicazione del suo album d'esordio, che è al cantautore tarantino Mimmo Cavallo, ritornato in auge grazie alla collaborazione con Zucchero Fornaciari e allo spettacolo Quando saremo fratelli uniti. Come fossi di plastica. Plastica Carlotta Proietti ad aprire questo spazio Oltre Musica, a cura del critico ed esperto musicale, nonché componente della commissione artistica del premio Mia Martini, ideatore del sito di informazione spaziooltremusica.it. Parliamo del nostro Andrea Di Renzo, buongiorno! Buongiorno Carmen, buongiorno! Come stai? Che meraviglia ascoltarti, che meraviglia. Grazie. Essere qui a Radio Messina International e che meraviglia essere qui stamattina dal Laboratorio Urbano Giovanile Portalba di Altamura. Che salutiamo! Stiamo effettuando il collegamento da un po' di giorni che uscirà questo album omonimo e lei insomma è una cara amica oltre a essere una valente cantautrice, torno a ripeterlo, è Carlotta Proietti. Ammazza che presentazione. Buongiorno. Ciao, Carlotta. Ero qui nell'ombra che arrossivo. Ci sentiamo via etere oggi. Beh, fantastico, l'esperimento è divertentissimo. Come stai? Bene, benone, tutto bene. Tutto bene, noi ci siamo visti a Roma, eri impegnata con lo spettacolo di Nicola Piovani, Semo non Semo, quindi sì. Insomma, adesso finalmente arriva la pubblicazione di questo tuo album che aspettavamo, ecco, da un po' di tempo, almeno chi ti vuole bene, chi ti segue anche musicalmente parlando, perché ricordiamolo che la tua espressione artistica principale è comunque il canto.
Esatto, esatto, assolutamente, anche se insomma ho lavorato in teatro, varie esperienze, però sempre cantando poi in realtà, sai. Infatti, quindi tu sei una cantante, sei una cantautrice più che altro, perché scrivi anche i tuoi pezzi e quindi ti concentri anche sulla scrittura proprio dei testi, sulla stesura, esatto, dei testi e delle musiche, credo. Sì, sì, assolutamente, ci provo, nel senso che speriamo che venga un buon lavoro. Comunque, sì, sì, sono cantautrice, insomma, diciamo che le mie melodie sono piuttosto semplici, perché io come musicista sono assolutamente autodidatta, però insomma... Vuole fare questa domanda a Carlotta. Ok. Vai. Ciao Carmen, ciao Carlotta. Ciao. Ciao. Volevo sapere quanto di te c'è in questo album? Quanto di me? Ma tantissimo. No, c'è moltissimo, nel senso che mi sembra quasi un tuo album, lo posso dire ora per esperienza, ma è il primo. Ecco, è una tua creatura, no? È come se fosse un figlio, non so come dire, veramente è una sorta di parto, nel senso che ovviamente curi nei minimi particolari veramente tutto, quindi dall'inizio, dalla scrittura, dato che la maggior parte dei brani sono scritti da me, alcuni con collaborazioni, eccetera, e per cui ovviamente, sai, uno cura dall'inizio, dalle prime notine fino alle prime parole, metti insieme la struttura di una canzone, poi più avanti cominci a pensare all'ipotesi di arrangiamento, metti insieme, insomma, quindi stai lì a preoccuparti di ogni minimo particolare, per cui c'è credo davvero tanto, sia dal punto di vista dell'impegno lavorativo, ma proprio come dedizione mentale, insomma, psicologica, c'è davvero tantissimo. Abbiamo tempo per una seconda domanda, Carmen? Sì, prima della, se è rapida, sì, ce la possiamo fare, vai. Sono Mimmo Labarile. Ciao. Ciao. Com'è nata la tua collaborazione con il maestro Giancarlo Bigazzi? Allora, il grande Giancarlo Bigazzi è proprio nell'incontro con Andrea, praticamente, nel senso che è lì a Bagnara Calabra. Sì. Ti ricordi? Ragazzi, Giannona, che salutiamo, la grande Gianna. Gianna, che salutiamo, assolutamente. Vogliamo tantissimo bene a Gianna, poi soprattutto in questo momento. Esatto, perché comunque saprete che Giancarlo, il grande Giancarlo, è venuto a mancare purtroppo da pochissimo in realtà, e praticamente niente, ho conosciuto lei, poi per farla proprio breve, lei poi ha sentito delle cose mie, le hanno sentite anche il maestro e tutto quanto il team, sono piaciute queste cose e così ci siamo incontrati e abbiamo cominciato a collaborare proprio su questo disco, e per cui insomma ci sono addirittura due canzoni scritte a quattro mani con lui, e c'è anche una sua cover che è Rose Rosse, insomma, completamente rivisitata e stravolta, quindi lui c'è proprio in questo, cioè sono orgogliosa di dire insomma che veramente c'è in parte attiva in questo. Sei stata l'ultima collaboratrice poi alla fine, sì, del maestro Carlotta, sì. Sì, è così. Questo è un grande onore, perché poi ti è rimasta tutta la scia del maestro, L'ultima domanda, Carmen, Carlotta, da parte dell'unica ragazza di questo gruppo. Adesso ve la passo subito, lei è Dominique. Allora sarà la più coccolata, eh? Sì, la più coccolata. Tra l'altro è anche la più piccolina, quindi insomma è la nostra cocca. Adesso ve la passo subito. Ciao Carmen, ciao Carlotta. Ciao Dominique. Ciao Dominique. Ciao, tra i tuoi progetti futuri è previsto un tour live? Allora, dunque io non posso ancora dirvi un granché di cose, perché è tutto un po' work in progress, diciamo, però sto scrivendo uno spettacolo proprio per questo disco, e sarà una cosa un pochino particolare, vorrei che fosse uno spettacolo molto leggero, però vorrei che non si limitasse semplicemente a canzone, ma che così sia uno spettacolo un pochino diverso e che si possa adattare sia alla dimensione di locale di musica live, ma anche di dimensioni teatrali, perché no, e quindi saranno così canzoni intervallate da dei momenti un po' particolari, però ovviamente vi farò sapere. Che carina che è stata questa intervista. Assolutamente, è vero, piacevolissima. Assolutamente sì. Io vi ringrazio, sono molto divertita. Anche noi, veramente, è stato un piacere. Ecco. Vi saluta Carlotta. Sì. Ci fai fare un saluto in coro, così almeno adesso vi salutiamo. Sì. Facciamo un saluto in coro. Ciao. Che
che sono carini, grazie, veramente, insomma, è stata una bella idea questa di farli interagire con noi, mi sono piaciuti. Magari venerdì prossimo la ripetiamo. Ok, va bene, se può fare, mi piace. Benissimo. E allora, grazie davvero a Carlotta, sei stata veramente molto carina. Grazie di cuore. Salutaci papà, Carlotta, eh? Certo, infatti, ok. Grazie, un bacione, ok, con piacere. Ciao, Carlotta. Noi andiamo in pubblicità con il nostro Andrea Di Renzo, ci ritroviamo settimana prossima. Bacio! Ciao! Basta mai, lo so. Lo so. Tre minuti, solo tre. Ci metto per tornare a amare te. Vedo Nero Zucchero ad aprire questa parte di appunto Spazio Oltre Musica a cura del nostro Andrea Di Renzo, e ora capirete il perché, ma intanto presentiamolo così come merita, critico ed esperto musicale, componente della commissione artistica del Premio Mio Martini, datore del sito di informazione spaziooltremusica.it, ma ha anche una nuova qualifica che è professor Rompi, il nostro Andrea Di Renzo, buongiorno. Scusa. Buongiorno Carmen, buongiorno, ma cosa dici? E così mi hai detto di aggiungerla questa qualifica e l'ho aggiunta. Sì, no, hai detto bene. Hai detto bene, però no, non troppo rompi. No, no, il giusto. Il giusto, è quello equilibrato. Giusto, ecco. Oggi ti ho fatto una presentazione tutta strana, si vede che infatti, sono un po' stordita, devo dire. Ancora infatti, mi devo riprendere infatti, da quella brutta notizia che mi hanno dato e che poi per fortuna non era vera. Però, insomma, mi hanno colpita, devo dire, mi hanno molto veramente stordita. Ci credo. Noi, ecco, per ritornare un po' alla realtà, siamo sempre qui dal Laboratorio Urbano Giovanile di Portalba, sì, ad Altamura, quindi insomma colgo sempre l'occasione per salutare il direttore Ettore Ruggero e il nostro angelo custode Vito Colacicco e tutta la struttura, tutto lo staff di questa meravigliosa realtà, ecco, che è qui presente nella Leonessa di Puglia. E sono sempre qui con i ragazzi, con i corsisti di produzione e contenuti web TV, quindi poi porgeranno anche loro delle domande al nostro ospite, di cui... Sì, intanto voglio salutare i ragazzi che sono carinissimi. Sì, vi saluta Carmen, cara Carmen. Mm-hmm. Adesso c'è la domanda del primo corsista che vado a presentare, che vuole fare una domanda a Mimmo, quindi interagiamo Mimmo stamattina. Sì. E lui è Francesco, ve lo passo subito, e pone una domanda al signor Mimmo Cavallo. Ok. Sentiamo. Ciao Carmen, buongiorno. Ciao Mimmo. Ciao, e ciao. Volevo chiedere come nasce questo interesse per la questione meridionale? Beh, come nasce? È una è facile la risposta, perché in realtà non nasce, era già depositaria in me, forse a priori, prima della nascita, nel senso che io, come tutti i meridionali, mi è toccato, come tanti meridionali, mi è toccato emigrare, e quando è uscito Siamo Meridionali io parlavo di questo, tant'è che nello specifico poi dell'invasione che i cisalpini hanno operato, i nostri fratelli Caino, per liberare il sud, ahimè, e questo tema l'ho oggettivamente affrontato nel secondo mio album, che si chiamava Un Mammà, e proprio Un Mammà è emblematico di questo problema. Io parlo proprio dei piemontesi che arrivarono al sud a liberarci, tanto è vero che menziono il blu di Casa Savoia sulla nostra bandiera. Cioè, naturalmente erano altri tempi. Adesso non so se è il 150esimo anniversario per cui ci ha permesso, oppure il libro di Pino Aprile, non so perché c'è questa diffusione di questo, perché sta ingrandendo questo piccolo torrente, è diventato forse un fiume, spero che sia una marea fra un po'. Non so se è questo, però anni fa era, insomma, nel 1980-81
era difficile parlare in maniera esplicita di queste cose senza venire, insomma, consigliato dalla Major, dal produttore stesso, di nascondere tra le righe. Però mamma, devo dire che mi riuscì così com'era. Era anche c'era stata anche l'invasione dei russi in Afghanistan, degli americani adesso nel Vietnam, eccetera. Cioè, ogni tanto c'è un popolo che ama invadere il vicino, per cui più generalmente il tema era quello. Però ecco, il momento ispiratorio del pezzo l'ho già detto in altre occasioni, lo sappino aprile perché ne abbiamo parlato, è stato anni fa, ero turista in Sicilia e ho preso un librettino di un tascabile di questi qua per conoscere la Sicilia, breve storia della Sicilia, una cosa del genere, e leggendo la breve storia della Sicilia ho letto di queste cose. Cioè, io dico che queste cose non sono molto celate, cioè ci sono, però come i monumenti, faccio sempre questo esempio, sono invisibili come i monumenti, nel senso che stanno lì, la gente passa vicino ma non li guarda più, non ci si fa caso. Io dopo aver letto questo piccolo libro, quando ho cominciato a fare canzoni ho preso spunto da questa lettura antecedente di qualche anno, ho cominciato a scrivere di questo, poi ho letto altri libri, altre storie e poi è arrivato Pino Aprile col suo Terroni che ha dato una bella botta. Per cui erano temi già insiti nell'autore, diciamo. Bene, allora, prima di continuare. È un cantautore impegnato, Carmen. Io devo chiedervi scusa perché abbiamo la pubblicità. Ritorniamo subito dopo, ok? Ti tratteniamo con noi, Mimmo. Grazie, a tra pochissimo. Va bene, grazie Carmen. Però, seconda domanda, vai. C'è la seconda domanda da parte di Mimmo, che è una domanda molto, molto bella, ecco, che sicuramente Mimmo, a cui Mimmo risponderà con molto piacere. Vi passo Mimmo. Da Mimmo a Mimmo, vai. Saluto da parte mia a Carmen e a Mimmo. Ciao Mimmo. La mia domanda riguarda Mimmo Martini, se avreste un personale ricordo sulla vostra amicizia. Ma sì, ce ne ho tanti ricordi e c'era una sintonia straordinaria con Mimì e poi e forse anche dell'altro, diciamo, cioè, oltre alla sintonia, diciamo, artistica, c'era un affetto. Però ecco, volendo ricordare, innanzitutto io la ricordo in maniera allegra, no? Stranamente quando si parla di Mimì tutti pensano che sicuramente aveva dei problemi, Però ecco, passa questa immagine di Mimì magari malinconica, eccetera. Invece lei era un personaggio cazzaro, per dirla con un termine, con un neologismo, cioè una alla quale piaceva la vita, ridere, scherzare, divertirsi. Però l'immagine che io ho sempre, perché sarà quella, è troppo lungo da raccontare, insomma, il mio percorso con... Dal 10 al 19 marzo l'associazione Altruismo ha allestito presso il Palazzo Vescovile di Altamura una mostra dal titolo San Giuseppe protettore di Altamura, storia, culto e tradizione. L'esposizione, che ha registrato un ottimo successo di pubblico e l'apprezzamento delle scolaresche, è nata con l'obiettivo di recuperare la tradizione plurisecolare della devozione di San Giuseppe nella nostra città. Durante il percorso il visitatore è stato accompagnato alla riscoperta della storia, delle notizie e curiosità locali inserite in un più ampio contesto generale, teso a raccontare il culto e la storia del santo patrono. Non è mancata una degustazione di zeppole e Padre Peppe, a cura dell'associazione Alta Cultura. Siamo qui nel Palazzo Vescovile alla mostra in onore di San Giuseppe con Valeria Gentile, una delle responsabili dell'associazione Altruismo. Vuole raccontarci come è nata e perché questa mossa sul culto di San Giuseppe ad Altamura? Sì, nell'ambito della tradizione religiosa altamurana, la chiesa locale ha scelto quest'anno di riproporre una processione dedicata soltanto a San Giuseppe.
diciamo, l'usanza era di far uscire, così come si dice, San Giuseppe in processione insieme a Sant'Irene. Dal momento però che San Giuseppe è il patrono principale, è stato per molto tempo il patrono principale di Altamura, quest'anno la Chiesa vuole fare una processione dedicata esclusivamente a San Giuseppe, e noi in questo contesto, in questo ambito, abbiamo pensato di recuperare quante più informazioni possibili sulla storia e la tradizione del culto, appunto, di San Giuseppe ad Altamura. Abbiamo consultato i registri di amministrazione di una confraternita che aveva sede qui in cattedrale, giù nella cappella di San Giuseppe. Grazie a questi registri di amministrazione, ma anche libri di messe, abbiamo recuperato diverse informazioni su come si svolgeva la festa tra 600 e 800, alcune informazioni sulla cappella, quindi quando è stata costruita, ampliata, eccetera, la confraternita, da quante persone, da quanti membri era costituita, e poi abbiamo deciso di allestire una piccola galleria fotografica con attestazioni artistiche, quindi raffigurazioni di San Giuseppe qui ad Altamura, nell'ambito della pittura e nell'ambito della scultura. Il tutto però inserito in un contesto anche generale, con informazioni relative all'iconografia e al culto, quindi la storia del culto di San Giuseppe anche a livello nazionale, da un certo punto di vista. Quindi siete riusciti ad avere queste fonti, e da quanto tempo non veniva più celebrata questa festività ad Altamura? Data precisa adesso non la ricordo, però molte persone che sono venute a visitare la mostra ricordano fino a circa gli anni 50 una celebrazione autonoma in onore di San Giuseppe, poi per una serie di vicissitudini, insomma, sono state fuse le due festività, diciamo così, e quindi si era un po' persa la cura nei confronti di San Giuseppe, cosa che appunto stiamo cercando di recuperare, quindi di riportare alla luce. E come mai, secondo lei, nel tempo sono continuate le tradizioni, diciamo, pagane, tipo il falò, e invece il culto di San Giuseppe come processione si è andato un po' perdendo? Allora, il discorso del recupero delle tradizioni pagane si giustifica con, o perlomeno di origini pagane, si giustifica con la tendenza del cristianesimo, quindi della religione cattolica, di recuperare le tradizioni pagane, però riempirle di nuovi significati. Quindi il passaggio dall'inverno alla primavera, quindi l'equinozio, alla fin fine, diciamo, risulta una forma di rinascita. Infatti poi in quel contesto poi si va a inserire anche il discorso della Pasqua, quindi la rinascita dell'uomo. C'è tutto un discorso proprio di religione e di fede, che si va a innestare sulla realtà pagana, di origine pagana, per cui non sono in contraddizione, ma si passa dall'una all'altra. Il discorso della festività, o meglio della processione dedicata a San Giuseppe, si è persa un po', perché quando Sant'Irene è diventata copatrona, sono state per un certo periodo, diciamo, sullo stesso piano. Dal momento che poi a maggio c'è il primo maggio come festa dedicata a San Giuseppe lavoratore, il 5 maggio dedicata a Sant'Irene, per una serie, presumo anche di praticità, si è deciso di accorpare le due processioni in un'unica, fatta il 5 maggio, ma in cui si facevano uscire in processione entrambe le statue, e quindi pian piano si è persa la processione esclusiva del 19 marzo. Siamo qui sempre alla mostra in onore di San Giuseppe con Alina Baldassarre. E volevo chiedere, riguardo i mestieri antichi, il lavoro degli artigiani, ci sono in particolare degli artigiani che vi hanno aiutato per l'organizzazione della mostra? Allora sì, il tavolo da lavoro che abbiamo anche allestito, un tavolo da lavoro tipico di un falegname, ci è stato dato grazie alla collaborazione con Lunare Restauri, e loro ci hanno appunto spiegato il nome, innanzitutto il nome in altamurano di alcuni arnesi, e poi ci hanno spiegato anche la loro funzione, perché ovviamente vedere un trapano a mano oggi per noi è completamente impensabile, quindi perché siamo abituati magari al trapano elettrico, dove sappiamo che si mette la batteria sotto e funziona. Capire invece il movimento che fa un trapano a mano è completamente diverso. O anche tutte le pialle, la pialla più piccola, la pialla più grande, invece noi magari pensavamo che fosse soltanto un unico genere, quello che un unico oggetto, invece che potesse fare un lavoro preciso e perfetto. Alla fine anche voler mettere questo tavolo da lavoro è stato un incentivo per le giovani generazioni, perché noi, le mie generazioni coetanee, quelle sicuramente più piccole, sono abituate a vedere un armadio bello e pronto o in un negozio o a casa, non si ha minimamente idea invece di tutto il lavoro che c'è dietro, e quindi anche per la funzione didattica della mostra abbiamo voluto aiutare i ragazzi, i bambini che
rispondono molto bene a queste esperienze materiali e visive in primis, e quindi non solo magari all'ascolto della spiegazione o la lettura del libro. Sicuramente è più facile per loro ricordare e capire, associare una pialla, una sega o un martello con la realtà, piuttosto solo che con la spiegazione orale. E la mostra sta riscuotendo successo? Più o meno che media di visitatori al giorno si hanno? Allora, noi registriamo tutte le affluenze turistiche e di visitatori di ogni nostro singolo evento tramite un guestbook, praticamente un registro, dove chiediamo appunto ai visitatori di lasciare in primis la loro firma e il loro contatto mail, in maniera tale da avere una mailing list, utilizzando un po' i termini inglesi, che altro non sarebbe, che un insieme di indirizzi mail per poter pubblicizzare, grazie anche alle nuove tecnologie, tutte le nostre manifestazioni e i nostri eventi. In più molti anche, lasciano anche dei commenti positivi sulla mostra di San Giuseppe. Abbiamo attestato singolarmente per la mostra da sabato scorso ad oggi una frequenza di almeno 1000 persone circa. Non è gonfiato come dato assolutamente, ma basta pensare che noi abbiamo tutti i giorni 3-4 classi al mattino di scolaresche. Le scuole stanno rispondendo in maniera molto positiva a tutte le nostre manifestazioni, in particolar modo a questa, perché appunto è legata anche alla tradizione della nostra città, e quindi si viene a visitare la mostra sempre per una funzione didattica del tutto. I visitatori, diciamo, un po' più grandi invece vengono nel turno serale, e in particolar modo magari anche dopo la novena, proprio perché magari si ha un po' più tempo e si viene su a visitare la mostra. Insieme all'associazione Alta Cultura state organizzando una degustazione per i giorni di domenica e lunedì. Come nasce questo connubio con l'associazione e perché secondo lei la zeppola è il simbolo della festività di San Giuseppe? Allora, il connubio con l'associazione Alta Cultura nasce da una prerogativa di Alturismo, la nostra associazione, e cioè fare rete con tutte le altre associazioni già presenti, già viventi sul nostro territorio, che operano nel settore turistico e nell'organizzazione di manifestazioni, proprio perché noi pensiamo che la collaborazione e l'organizzazione in sincronia di diversi eventi possa essere d'aiuto in primis ai visitatori e quindi in primis alla cittadinanza altamurana. È proprio nel nostro DNA, nel nostro statuto, il voler collaborare con tutte le altre associazioni. In particolare questa di Alta, la collaborazione con Alta Cultura è nata proprio perché avevamo pensato, oltre al recupero delle tradizioni, al recupero del tavolo del falegname, all'allestimento museale che noi abbiamo fatto, ci siamo ricordati anche che nelle tradizioni popolari, oltre alla panella, oltre a Padre Peppe, c'è anche la zeppolina. La zeppola nasce fondamentalmente come tradizione culinaria e legata al culto di San Giuseppe, ma in realtà si è persa completamente la nascita. Almeno noi abbiamo tentato di ricostruire la nascita cronologica della dolce, della zeppola, non ci siamo riusciti, sappiamo soltanto invece che è tipica questo dolce, pur essendo un dolce che puoi realizzare in tutto il periodo dell'anno, è peculiare del periodo di San Giuseppe, quindi di marzo. E in più Alta Cultura poi con noi collaborerà domenica e lunedì nel turno serale, quindi dalle 18 alle 20:30, proponendo questo momento degustativo a base di zeppole e Padre Peppe, e forse anche qualcos'altro, però è la sorpresa della domenica sera, insomma. Grazie mille. Da TG Portalba è tutto. I ragazzi del corso Produzione e Contenuti Web TV presso il Laboratorio Giovanile Portalba vi ringraziano per averci seguito. Posso? Sì.
Pito, noi ti vediamo qui al Laboratorio Urbano Giovanile Portalba, possiamo dire giorno e notte, ma... Vai, Vito, vai. E c'è capito la domanda. Beh, boh. Adesso sono vai. Mesi, un poco dai. Vito, noi ti vediamo qui al Laboratorio Urbano Giovanile Portalba, possiamo dire giorno e notte, ma quello che ti viene retribuito è veramente... Ma voglio, niente. Come può che viene retribuito? Volevo dire, corrisponde al lavoro che... E scusa, passiamo all'altro.